Superata quota 9.000 positivi, Verona, Vicenza e Padova le province più critiche, 36 nuovi ricoveri in ospedale, rischio zona arancione dal 10 gennaio. Il Covid uccide una bambina di 3 anni ricoverata a Padova, la vittima numero 36 in Italia. Appello dei pediatri e genitori, vaccinare i più piccoli è un gesto d'amore. Stretta sul Capodanno, centinaia di agenti a controllare piazze e locali, al setaccio anche il web e i social network per impedire feste private con decine di partecipanti. Gli infermieri del nursing annunciano lo sciopero a gennaio. Da 2 anni ormai la categoria è sottoposta a un'enorme pressione e nel frattempo pesano le sospensioni dei colleghi non vaccinati. Rincari delle materie prime, luce e gas alle stelle, a rischio 35.000 posti di lavoro. Nel 2022 stangate in bolletta, ogni famiglia sborserà 1.500 euro l'anno. Il Parlamento approva un ordine del giorno e impegna il Governo a intitolare lo Stadio Olimpico di Roma Paolo Rossi, primo firmatario il deputato vicentino Zanettin. Domani speciale TG Veneto News per rivivere le immagini del 2021. Il Covid, la campagna vaccinale, l'incubo dei contagi, ma anche i principali fatti dell'anno, la cronaca, i volti e i protagonisti.